che non vorrei. Vorrei morire da sano dopo aver vissuto tutta una vita da malato. L'uomo invece, quando inventa, inventa solo cose fuori dal suo corpo, ordigni. E un tempo erano ordigni primitivi, prolungamenti del braccio dal quale ricevevano tutta la forza. Oggi invece non hanno più nessuna relazione con l'arto. L'ordigno, ecco, che crea lo squilibrio, la malattia, con l'abbandono delle leggi di natura. Non esiste più la selezione naturale e si profila il pericolo di venire sopraffatti dal possessore del maggior numero di ordigni. Forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta proprio dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi di questa guerra che adesso si combatte non basteranno più, un uomo, fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti sembreranno innocui giocattoli. E un altro uomo, fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e s'arrampicherà al centro della Terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà. La Terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli, finalmente priva di parassiti.